Buonasera, benvenuti. Sono qui per presentare il volume pubblicato recentemente da Electa Mondadori di Renata Podello, La Grande Accademia, Architettura e Restauro. È un libro che va riconosciuto, se non altro, anche la longevità di questa collana Documenti di Architettura diretta da Francesco D'Alcò, che ha avuto un inizio straordinario con il titolo di Vienna Rossa di Manfredo da Furi e ha proseguito per 200 titoli in maniera veramente incredibile e straordinaria. È, diciamo, la collana su cui si sono fondati tutti gli studi di noi quando eravamo studenti e delle nuove generazioni. E dei contenuti del libro parleranno i relatori Francesco D'Alcò e Claudio Conforti. Mi preme, oltre al saluto, indicare una tenerissima, che è difficile a scriverlo Francesco D'Alcò, però una tenerissima chiusa del suo saggio introduttivo, in cui parla della libera, intima collaborazione tra Vittorio Moschini e Carlo Scarpa, perché è un tema, secondo me, molto centrale, vale a dire il rapporto tra il funzionario, già dagli anni 30, sovrintendente, non ancora forse sovrintendente, ma che prende questo ruolo negli anni 40, però nessuno ha mai messo in luce la reale portata di questo colloquio intimo. Il saggio di D'Alcò parte da questo rapporto, su cui tra l'altro era uscito recentemente anche un volume di Philippe Dubois, dedicato agli allestimenti, alle mostre temporanee e agli riallestimenti museali, penso alla Gipsoteca Canoviana a Palazzo Battelli a Palermo, alla Gipsoteca Possano, Castelvecchio di Scarpa. Era uscito un libro molto puntuale, con qualche labirintica interpretazione, però di notevole importanza. Quello che esce in questo volume è invece l'importanza di questo rapporto tra i funzionari e gli architetti che hanno determinato gli ordinamenti museografici. E allora mi piace ricordare che c'è nell'archivio Secco Sguardi di Bergamo, dove si raccolgono tutte le memorie dei restauratori nazionali, un ritaglio di giornale dove compare la grande palla del Castel Franco Veneto di Giorgione con Pelliccioli e Modigliani, cercavo i nomi, non ricordo i nomi dei due, Ettore Pelliccioli, no, è molto importante perché per la prima volta il restauratore si mette a stretto contatto con lo storico dell'arte, e secondo una teoria che prenderà grande evidenza a metà degli anni 70, con un testo sulla condivisione delle ragioni degli uni perché diventino le ragioni di tutte, del mai compianto sufficientemente Giovanni Urbani, direttore dell'Istituto Superiore Centrale del Restauro. Ecco, questo rapporto allora, che ha visto negli anni 40 lo stretto collaborazione tra Vittorio Moschini e Carlo Scarpa, in realtà è stato un ruolo assolto da molte altre figure. Penso alla Marcenaro per Genova nel proprio rapporto con Franco Albini, penso anche alla Wiggen, alla Wiggen per Milano nel rapporto sia con Portaluppi che con il gruppo BPPR per la Pietà Rondalini e per la Nuova Brera dopo la guerra, e quindi ritrovare questo spirito di un'unitarietà di collaborazione tra le singole specificità, in modo che vengano condivisi i saperi che sono sempre rimasti di appannaggio di schieramenti molto diversificati e molto mantenuti distanti. Questo volume oltretutto restituisce, attraverso la rilettura di questi interventi della Chiesa di Santa Maria della Carità con l'Annesso Monastero e la Scuola Grande, che da Gian Antonio Selva al suo allievo Francesco Lazzari sono stati nel corso del tempo modificati per ospitare, almeno dal 1807, l'Accademia di Brera, fino all'Accademia di Venezia, fino al 97, quando finalmente si riesce a separare la funzione didattica e lo svolgimento della didattica dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, che andrà nella sede degli incurabili, e per destinare tutto lo spazio possibile a quella che è l'idea della grande Accademia veneziana. Il tema di questo volume e di questo complesso in qualche modo è apparentabile ad un altro episodio veneziano molto importante, che è la Fondazione Guerini Stampaglia, e penso non tanto per la comunanza con
presenza di Carlo Scarpa, ma per le filiazioni che ne sono derivate. Anche la Guarini Stampali interviene Carlo Scarpa, interviene poi Valeriano Pastor, interviene Botta più riprese anche distanti nel tempo, quindi una sorta di palinsesto che si viene man mano ridefinendo, ma sempre guardando alle orme di chi ha preceduto quell'intervento di quel momento. E quindi mi sembra un'occasione molto importante per discutere anche di questi problemi. La parola a Claudia. Claudia Conforti. Buonasera a tutti quanti, agli amici e ai miei studenti che costituiscono parte cospicua di questo qualificatissimo pubblico, che ringrazio di essere arrivati qui da Tor Vergata, quindi per una sola linea di metropolitana ci si può fare. E allora, una prima osservazione è molto diciamo inusuale affrontare la recensione verbale di questo libro, perché non è un libro di storia, non è un libro di storia dell'architettura, non è un libro critico sul restauro, ma è un vero e proprio rendiconto. È il rendiconto di una operazione che è durata molti anni, molti più anni di quanto i tempi ufficiali abbiano registrato. Possiamo dire che il risultato di cui questo libro dà conto, che è in realtà la messa a nuovo, la rifigurazione, la riconcettualizzazione di una parte cospicua di città, comincia non nel 1997, ma nel 1982, cioè nel momento in cui si decide che la galleria, il corredo di opere d'arte che hanno costituito la fonte formativa di esercizio e di conoscenza estetica e tecnica degli studenti di belle arti, ha necessità e diritto a una vita propria, a un'autonomia. Non è più una struttura ancillare dell'insegnamento, come è nata e come è stata per secoli, ma ha acquisito una sua autonomia di personalità e una capacità di comunicazione che deve mantenere ovviamente il rapporto con i discenti, ma lo supera ampiamente e si rivolge a un pubblico molto molto più ampio, un pubblico che peraltro già aveva potuto fruirla, seppure in termini sempre connessi alla scuola, che si trovava sostanzialmente, vogliamo dire, in intima contiguità. È una contiguità pericolosa e pervasiva quella che la scuola condivideva con l'Accademia, per motivi che non sono difficilissimi da capire, ma che viceversa una serie di istituzioni un po' distratte, un po' di coccio, come direbbero a Roma, un po' astute, di fatto per molto tempo hanno preferito ignorare o ridurre di importanza. Dov'è il pericolo in questa convivenza che è molto molto intima? Il pericolo è quello del guasto, dell'incendio. Parliamo solo di questo, solo del guasto e dell'incendio. Chiunque di voi abbia messo piede in un laboratorio di artista contemporaneo si può, ma anche di 50 anni fa, insomma, chi è stato nell'atelier di Mastroianni qui a Roma si è reso conto della prossimità con l'idea in realtà piuttosto di officina.
che non dell'atelier romantico ottocentesco come siamo abituati a pensarlo, con la vetrata al cielo rivolta a nord, eccetera. In realtà sempre gli atelier degli artisti hanno avuto una componente fabbrile molto molto accentuata. Io non ricordo chi dei grandi storici dell'arte del Novecento diceva: immaginatevi lo studio di un pittore del Cinquecento o del Seicento piuttosto come una cucina che non come una biblioteca. Una cucina dove si cuociono le pietre, si fanno le mestiche, si usano gli acidi corrosivi, eccetera. In più, con l'evo moderno, con l'uso per esempio della fiamma ossidrica, che è uno strumento di manipolazione della materia ai fini artistici molto diffusi, e altri, potete immaginarli, gli acidi, eccetera, averli così a portata, diciamo, di muro con capolavori assoluti dell'arte, prevalentemente veneta, ma sia detto questo solo per dare una connotazione geografica, non certamente una limitazione, uno per tutti, Giorgione, giusto Carpaccio, cioè forse avrebbe dovuto mettere in allarme le istituzioni preposte e anche quelle contigue non direttamente preposte. In realtà c'è voluta una catastrofe perché ci si allarmasse, una catastrofe legata, guarda caso, a un cantiere che è quella della Fenice. L'incendio della Fenice ha messo in chiaro quanto sono fragili le nostre grandi strutture pubbliche rappresentative, ancora di più quando sono particolarmente preziose non solo per la loro natura architettonica, e qui siamo in un luogo con una densità artistica qualitativa non comune, nemmeno a Venezia, ma anche per i loro contenuti. Quindi dalla catastrofe della Fenice è nata la consapevolezza, la coscienza della necessità di mettere in qualche modo al sicuro le opere, la loro fruizione, e anche però di ripulire, rinnovare, restaurare, riconfigurare in parte una sezione urbana che è stratificatissima. Il libro ne dà conto in maniera un po' notarile, devo dire. Questo libro, la parte storica che avevo già letto in un primo rendiconto che era uscito quando i lavori comunque non erano completati e il bilancio non era ancora possibile nei termini attuali, mi ha fatto interrogare un po' sul modo in cui noi storici dell'architettura abbiamo l'abitudine di usare per raccontare una vicenda complessissima, sfaccettata, che coinvolge tante parti della popolazione, tante componenti sociali, tante pulsioni umane, collettive, individuali, e che noi appiattiamo in un certo senso sulla descrizione dei passaggi, se ne toglie un pezzo, subentra quest'altro, ci sono, e anche con delle, scusatemi, io faccio così un discorso molto rivolto ai miei studenti e anche di critica a una categoria un po' in crisi come è la nostra di storici dell'architettura, ma per esempio si parla a un certo punto di agostiniani della Frigionaia,
che sono i primi in qualche modo a installarsi nell'epoca moderna, agli inizi del 400, nella chiesa che poi verrà riconfigurata come sede dell'Accademia. E in tutto il saggio voi non troverete mai da dove viene, chi sono questi agostiniani della Frigionaia. In realtà bastavano due righe per spiegare che è uno dei movimenti in qualche modo di riforma degli ordini mendicanti che parte dal basso. Frigionaia è una località vicino a Lucca che non nasce come ordine, sono un gruppo di persone religiose che assumono la regola di Sant'Agostino e che decidono di vivere in una condizione di semieremitaggio. Per una ventina d'anni, come tutte queste nuove congregazioni di religiose che tendono a svecchiare le vecchie compagini di dimenticati, vengono alla fine riconvertiti all'interno di un quadro dei vari ordini religiosi e riassunti in qualche modo nella categoria dei canonici lateranensi, una classe, diciamo, se mi permettete il termine, non è un ordine, è una categoria di religiosi particolarmente pervasiva. Se voi guardate un po' nei libri di storia dell'architettura, li trovate a San Lorenzo a Firenze, li trovate a Santa Maria della Pace qui a Roma, li trovate a San Giovanni in Vaticano e in Laterano naturalmente, e li trovate alla Carità. Ma come mai? È abbastanza chiaro se si conoscono pochissime cose. I canonici lateranensi rispondono direttamente al pontefice, non al vescovo, non alla diocesi in cui si trovano. Quindi voi capite che sono un po' come erano, se mi permettete questo un pochino impertinente paragone, sono un po' come erano i prefetti in epoca napoleonica, che rispondevano direttamente al potere centrale e non ai poteri intermedi. Questo consentiva loro una serie di libertà di azione, anche relativamente per esempio alle scelte edilizie, che in genere sono molto prescrittive, sono condizionati da una serie di regole e soprattutto una non comune libertà economica, ovviamente, sempre relativa al fatto che c'è un centro che controlla. Ecco, in questo saggio, che è la ripresa, diciamo, è dato per scontato che il lettore interessato di questa vicenda che riguarda tutti noi conosca gli agostiniani della Frigionaia. È un po' uno dei difetti, secondo me, che noi abbiamo, e mi è sembrato che la storia di questo pezzo di città, perché noi non stiamo parlando di un edificio, non stiamo parlando di un convento con chiesa, no, noi stiamo parlando di un pezzo di città che è partito da un piccolo nucleo, progressivamente si è allargato. In una città anomala come è Venezia, le dinamiche sono le stesse che si verificano a Roma, a Firenze, a Napoli. Vengono inglobate strade, vengono coperti canali, confluiscono da pubblici che erano nello spazio privato, seppur collettivo, dell'insula. Le attività che si svolgono là dentro sono molteplici. Una parte sono legati ai canonici lateranensi, alla loro chiesa, al loro convento, quindi c'è una struttura organizzata intorno a vuoti, evidentemente, chiostri, eccetera, però una parte invece è legata alla scuola grande, è legata a una corporazione che è laica, che ha un albergo, cioè un ospedaletto dove ospita
i meno abbienti membri della corporazione medesima e che ha lasciato tracce di uno splendore imperiale, direi, nei soffitti dorati ritoccati, su cui ci sono certamente dubbi, controversi sulla datazione, restano comunque dei pezzi di straordinaria qualità e di stupefacente splendore e bellezza. Quindi noi parliamo di una piccola città dentro Venezia che questo libro indaga, ma non è che lo indaga per farne una guida per il flaneur che vuole, no, lo indaga intanto per amore di conoscenza, e questo si avverte continuamente. C'è una passione che pervade tutto il libro per questo complesso, e io credo di riconoscere la passione che ha spinto per molti anni l'architetto Renata Codello, che siede qui alla mia sinistra, contro veramente un po' le circostanze e qualche volta anche le istituzioni che avrebbero dovuto incoraggiarla. Fortunatamente affiancata dalla Giovanna Nebisciré, che all'epoca era la veramente appassionata e illuminata direttrice dell'Accademia, e dall'allora sindaco di Venezia, che era, se non ricordo male, Massimo Cacciari, e dal professor Dalcò, che allora insegnava agli UAV ed era, come ancora, il direttore di Casabella, che l'hanno continuamente confortata, sorretta, sospinta e appoggiata, potenziando la passione che l'ha spinta ad affrontare questa avventura veramente straordinaria. E il libro dà conto sia dell'avventura nei termini di cui io vi sto parlando, che cos'è quel pezzo di città, come si è formato, come è stato, perché poi è stato modificato a tratti con dei colpi di frusta, no? Quando arriva l'età dei lumi e i rivolgimenti che travolgono l'Italia alla fine del Settecento e nell'Ottocento, moltissimi edifici religiosi sono laicizzati, demanializzati e profondamente modificati, diventano caserme, diventano magazzini, depositi, eccetera. Questo a Venezia come altrove. Accanto a questi violenti cambiamenti drammatici di destinazione che comportano tagli, mutilazioni e aggiunte, qualche volta aggiunte veramente sgarbate, per non dire crudeli, del corpo edilizio, ci sono poi invece delle pause lente in cui l'edificio viene in qualche modo riletto, ricomposto, lentamente ricucito, e una di queste felici pause lente, quella a cui ha accennato prima Francesco Moschini, che vede il sodalizio tra un grandissimo genio dell'architettura, dello spazio come materia costruttiva, che è Carlo Scarpa, e Vittorio Moschini, il direttore. Un sodalizio che, è stato detto, è relativamente raro nella storia, purtroppo, però quando si verifica è veramente proficuo. Adesso non voglio cambiare argomento, ma insomma Renata è stata in qualche modo protagonista per la dogana di un processo analogo a questo, cioè in cui due competenze, due attori protagonisti diversi, anziché cercare di occupare quanto più spazio e visibilità possibile, non incrociano le armi, ma invece incrociano i mestieri, le conoscenze, le sensibilità e le capacità al fine di ottenere un risultato
enormemente migliorativo rispetto al punto di partenza, perché questo secondo me è un dato a cui siamo un pochino disabituati. Noi ormai una serie di eventi di cui non siamo colpevoli, da un lato, è una cultura un po' timida e anche un pochino avida, insomma, ha fatto sì che il nuovo venga fatto coincidere con la distruzione dell'edificio. In questo caso il nuovo, cioè l'intervento prima di Carlo Scarpa, poi con Vittorio Moschini, poi di Renata Codello con Tobia Scarpa, in realtà hanno restituito nuova vita a delle vere e proprie macerie. Non erano macerie di muri, erano macerie di spazio, spazi diventati irriconoscibili, inconoscibili, modificati, tagliati orizzontalmente, verticalmente, in tutti i modi che potete immaginare e che sono certa avete visto in altre situazioni, in altre circostanze. Ecco, l'architettura, quando è condotta con sapienza, con entusiasmo, con conoscenza, arriva a restituire una nuova vita veramente agli edifici. E questo, secondo me, è una riflessione. Scusatemi se allargo il campo, ma credo che i libri, soprattutto come questi, che sono il rendiconto di molte professionalità che sono riuscite a convergere e a portare non solo a un prodotto ma a una testimonianza, cioè chi interverrà tra 40 anni, tra 50 anni avrà sotto mano tutto il materiale che gli servirà per prendere decisioni. E questo secondo me è il punto fondamentale, il punto veramente più importante. Come c'erano una volta i bollettini comunali, i bollettini archeologici che davano conto giorno per giorno, quasi come dei giornali di cantiere o di scavo, di quanto si faceva, quelli sono stati la base per tutta una serie di interventi e di conoscenze che hanno consentito poi operazioni straordinarie. Quando viene a mancare la conoscenza di ciò che si è fatto prima, e purtroppo l'inagibilità di grande parte degli archivi delle soprintendenze, un'inagibilità che fa venire il dubbio che non esistano più, perché è possibile che gli archivi delle soprintendenze non siano ordinati tanto da poter consentire una consultazione anche a chi non appartiene al corpo interno della soprintendenza, con il pretesto che sono archivi vivi. Ma che vuol dire? Nessun archivio è morto. Nel momento in cui si interviene sul Duomo di Pisa occorrono le pergamene dell'archivio dell'opera del Duomo, quindi tutti gli archivi sono archivi vivi. Ed è questa stupida distinzione, secondo me, che porterà, quella sì, alla morte degli archivi del Novecento, della soprintendenza, o alla sua surrettizia distruzione. Ebbene, grazie a operazioni costosissime come è questo libro, si potrà superare l'impasse, da un lato di una trascuratezza colpevole delle istituzioni, dall'altro dalla smaterializzazione dei documenti che è legata alla nostra nuova cultura digitale, alla quale sarebbe idiota pensare di sottrarsi. Però abbiamo lo stesso la possibilità di utilizzare gli strumenti cartacei e di depositare una testimonianza così ricca e così criticamente meditata come è quella contenuta in questo libro, in cui tra l'altro c'è il piacere, per esempio, di vedere gli schizzi di Carlo Scarpa, di quella eleganza dell'arte del porcere, come scrive Dalcò,
di cui effettivamente era grande maestro, l'arte del porgere e quella dell'allestimento museale, che diciamo la museografia, anche questo è un tema, è un libro su cui ci sono degli elementi, io ho delle riserve, molti disegni non hanno una scala grafica leggibile e non hanno indicato l'orientamento. Comunque l'orientamento si rimedia facilmente, basta prendere una pianta di Venezia. Sulla scala grafica ci sono un po' più di problemi e io lì temo che sia l'intervento un po' autoritario dei grafici che trovano che queste cose intorno al disegno trattano il disegno come fosse una pubblicità, insomma una figura che deve essere iconica in sé, non dare altri messaggi. Comunque non ci sono, e questo secondo me è un limite, ma insomma è un limite veniale di questo libro. Però ecco, dicevo, dà la possibilità in qualche modo di vedere la complessità e la dimensione del tempo e la dimensione collettiva. Questa è un'operazione che è durata tanti anni. Io preferisco considerare la data d'inizio, il 1982, come premessa, poi 97, poi passano anni, arriviamo a, tra l'altro, bisogna spostare la scuola, l'accademia, e non è che, dove si mette, poi non è che a Venezia è facile trovare un appezzamento, non c'è Tor Bella Monaca, cioè spostiamo a Corviale a Tor Bella Monaca, non è così, Mestre non ne sarebbe il caso. E alla fine viene, e lì c'è l'intervento di un nostro grandissimo, carissimo amico che è Vittorio De Feo, che è scomparso nel 2002, che ha dato un contributo veramente importante per lo spostamento agli incurabili dell'Accademia, e lo spostamento che era preliminare, era la condizione per poter riconfigurare quel pezzo di città in cui hanno custodia, luogo e accoglienza le arti e i loro amanti. E quindi tante persone, tante competenze, tantissime risorse, tanto tempo. Ecco, anche questa dimensione, forse perché è Venezia, recentemente un amico modenese che è ritornato a vivere a Venezia, da dove non viveva più da quando era studente, io ho detto, ma come ti trovi? E lui ha detto, oh, è cambiato il tempo. A Venezia non c'è il tempo che c'è a Roma, neanche il tempo che c'è a Modena, che pure è una città di provincia che ha tempi più lenti, certo non c'è il tempo di Milano, e a Venezia si cammina, e quindi il tempo dell'uomo che cammina è sostanzialmente il tempo della città. Forse anche questa dimensione ha influito sulla tenacia e la pazienza di un'operazione che comunque ha attraversato il millennio e che è arrivata al suo buon termine con delle fatiche. Le ho seguite a causa e in ragione della grande amicizia che mi lega da molti decenni a Renata Codello, ha proprio questa veramente estenuante braccio di ferro con i finanziamenti che ovviamente arrivavano ma talvolta non arrivavano, e l'impresa aveva i lavori pronti da consegnare ma non era stata pagata, e chi era il mediatore tra tutti questi poteri, tutti questi soggetti? Non c'era una tavola di mediazione pubblica ufficiale. No, il mediatore era sempre Renata Godel, che doveva in qualche modo risolvere le tensioni, i problemi. Lì ne andavano di un'impresa edilizia che operai eccetera da una parte, dall'altra c'era questa inerzia, a tratti sembrava quasi un'inerzia colpevole, forse era solo trascuratezza di Roma, questa specie di presenza-assenza che sembra sovrastare
talvolta i funzionari della soprintendenza, che sempre più si sentono figliastri e sempre meno figli di questo MIBACT patrigno o matrigna, come volete. E mi scusino i funzionari, ma se mi prendo la licenza di interpretare i sentimenti, forse non di quelli qui in sala, ma di alcuni di loro con cui intrattengo legami e amicizie. E alla fine è arrivato in fondo, si fa per dire, perché in realtà c'è una certa amarezza alla fine della lettura di questo libro, che è in qualche modo esplicitamente suggerita nella chiusura del saggio di Francesco Del Coco. L'edificio è finito, è riconfigurato, ci sono parti nuove straordinarie, ci sono parti nuove, in realtà sono parti antiche e parti palladiane, ma sono nuove, perché nessuno le aveva, pochissimi veneziani le conoscevano, e nessuno fino ad allora le aveva potute apprezzare nella loro veste ripulita, restaurata, risarcita, o in qualche caso semplicemente denunciata, la bellissima scala ovata, quella col vuoto d'aria dentro, che in effetti è fatta di materiali molto poveri. La sua bellezza non è il fasto dei materiali, è la bellezza della geometria quando diventa spazio e architettura e cattura la luce, e forse non era mai stata vista così come la vediamo adesso. Eppure ormai sono passati diversi anni dal completamento della consegna dei lavori, correggetemi, è il 2014, l'inaugurazione 2013, no, c'era Brahi, la consegna completa 2014, siamo nel 2018, 4 anni non sono stati sufficienti a completare un progetto museologico che avrebbe portato a un progetto museografico, sarebbe stato meglio se fossero fioriti e cresciuti, intrecciati insieme, in maniera tale che queste risorse, risorse intellettuali, risorse economiche, risorse di tempo, aspettative, arrivassero al loro compimento. L'architettura c'è arrivata, ma manca la ragione per cui è stata condotta in quel punto. E quindi io non credo che sia interessante sapere di chi è la colpa, che non siamo mica pubblici ministeri, insomma. Però anche lì usiamo questa occasione per porci delle domande, che sono un po' le domande sulla semplificazione. Ci abbiamo ancora in questo governo morente, no? Un ministero per la semplificazione burocratica, Matilia mi sembra si chiama. Ecco, la semplificazione burocratica, forse dico, anziché avere tanti sub-responsabili, questo sub non ha niente a che vedere con capacità intellettuali o cerebrali, è proprio sub-responsabili, cioè responsabili di piccoli, minuscoli segmenti dei processi. E questo fa sì che nessuno, a meno che non sia un kamikaze, come lo è stata per certi versi Renata Codello, si prende la responsabilità di tutto il processo nel momento in cui questo è in farsi, fino alla sua conclusione. Qui c'è sempre piccolo pezzo, ognuno fa il suo piccolo pezzo, purtroppo è quello che avviene anche all'università, e voi studenti ne siete le consapevoli ma inermi vittime. E io credo, insomma, che questo libro ci aiuti anche a prendere coscienza che dobbiamo anche noi scuotere queste istituzioni ormai sempre più disseccate, scarnificate, ossificate e sempre più autoreferenziali. Non serve mica più a noi il MIBACT, mi pare di capire. Forse serve a fare le
le cene di compleanno al Bargello, ma a noi serve un ministero che fa delle specie di lotterie sovranazionali per trovare i suoi dirigenti, un ministero che mortifica le sue competenze, le competenze che sono maturate all'interno. Io penso sempre al giorno dopo del bombardamento di San Lorenzo a Roma. Chi ci stava lì a San Lorenzo in cui la bomba non era caduta, ma lo spostamento d'aria aveva fatto crollare il tetto ed era seguito un incendio? C'era il soprintendente che raccoglieva i pezzi degli intonaci staccati per poter, li metteva in cassette numerate con i suoi funzionari per poter ricominciare meno di 2 mesi dopo il lavoro di restauro, con la guerra ancora in corso. Ora, un ministero che ha competenze di questo genere, che sono maturate in decenni e che le butta via in nome di una modernità che scimmiotta un paese che non ha, non ce l'ha la nostra storia, che ha modi giusti, corretti per la sua storia, ma non per la nostra. I nostri musei non sono edifici nuovi nati per quello, hanno una doppia caratura e una doppia valenza, un doppio valore. Sono edifici che valgono di per sé e in più ospitano come scrigni opere meravigliose. Ma perché dobbiamo adeguarli a delle modalità d'uso e di gestione di edifici nuovi, nati per quello e per opere che sono state più o meno rapinate in altri paesi? Io credo che questo libro dovrebbe essere letto dai direttori generali del MIBACT, dai segretari generali del MIBACT e da un ministro quando finalmente, speriamo, ci sarà un nuovo governo. Grazie. Nell'indurvi ad acquistare questo libro, e cercherò di aggiungere qualche ragione perché voi possiate immaginare che averlo nella vostra biblioteca vi possa arricchire. Cominciamo dalla parte apparentemente più noiosa. Pagina 230 si legge in caratteri che non sono decisamente appropriati per persone che abbiano superato i 18 anni, 18407, smontaggio e rimontaggio, puntellazione per esecuzione cordoli, tramano A47 e corte grande, riunione della direzione del lavoro, presente l'architetto Codello, i consulenti per la direzione lavori, architetto Tobia Scarpa, ingegnere Garavello, ingegnere Cocco, ingegnere Campione, Rigato e Masero. Accanto il disegno. La bellezza di questo libro è rappresentata da questo aspetto, cioè di avere messo insieme una documentazione puntualissima sull'andamento di un cantiere che non lascia alcun dubbio, poiché è accompagnata anche dalle note, dalle osservazioni in cui si depositavano gli esiti delle discussioni tra tutti coloro, che sono tanti, vedete, partecipavano a una riunione in cui si decideva che cosa fare il giorno dopo, da lì a qualche settimana. E io credo che questo sia un aspetto unico. Io non ne conosco di libri dedicati al restauro di un edificio che abbiano questa puntualità, acribia nel mettere insieme due livelli che tradizionalmente viaggiano totalmente separati. Il bel disegno dell'architetto più o meno dotato che interviene all'interno di un'opera di restauro di costruzione e dall'altro lato ciò che accade nella vita quotidiana del cantiere. Averli tenuti insieme, messi insieme, addirittura evidenziato che quel giorno è stato fatto quel disegno e che quel disegno acquista eloquenza che di sé non possiede grazie a quella nota che vi è nel giornale del cantiere, io credo che questo sia l'aspetto più interessante
che questo libro fornisce, quella documentazione di cui parlava la professoressa Conforti, a cui dovremmo continuamente rifarci, non perché nei documenti sia conservata la verità, ma perché i documenti ti permettono di interpretare ciò che dovresti fare tu veramente in nome del documento, in nome del monumento che ti è affidato. E io credo che questo sia l'aspetto bello di questo libro. L'altro è di non avere mentito, nascosto per nulla, nessuno dei passaggi. Ci sono passaggi assolutamente contraddittori. Se voi andate a vedere l'organizzazione delle piante, gli studi che hanno fatto Renate, l'architetto Codello, Tobias Scarpa, prima ancora Vittorio De Ferro, vedete che ci sono proprio degli aperti conflitti, dei momenti in cui queste decisioni sono maturate non in maniera, come dire, ovvia e naturale, ma bensì attraverso dei confronti che implicavano il duplice lavoro che si fa in tutti i casi, in situazioni del genere, che da un lato interpretare ciò che il monumento è e ciò che il monumento vorrebbe essere o dovrebbe essere. E questa dialettica è riflessa perfettamente nel libro. L'altra parte, che è davvero unica, è che c'erano tantissime fotografie. Renata sa perfettamente anche quanto ci abbiamo ragionato su questo. Tantissime fotografie che non documentano soltanto gli ottimi risultati che sono stati ottenuti una volta completati i lavori e abbandonati a se stessi, come ricordava la professoressa Conforti, ma che cosa è stato fatto nel cantiere. Si vede perfettamente che cosa è stato fatto nel cantiere, e qui bisogna avere il coraggio di dirle le cose. Certi cantieri non si fanno con l'atteggiamento di coloro che pensano che spostare una pietruzza sia una sorta di stupro all'opera che il tempo ci ha trasmesso. Non si fanno affatto così, perché altrimenti non solo prendiamo in giro le persone, buttiamo via il denaro collettivo, ma soprattutto non facciamo il bene dell'opera che ci è stata affidata. E questo aspetto del libro è un aspetto assolutamente essenziale, che io ritengo, per certi aspetti, non perché sia il 200° libro, non la dirigo io questa collana, ma me ne occupo da un po' di anni, del 200° libro che abbiamo pubblicato. E una delle mie amiche, con cui lavoro moltissimo, che è Renata, e Claudia conoscono perfettamente, Giovanna, quando mi ha portato il libro dicendo: ho visto, è proprio il 200, che fortuna che abbiamo avuto, mi ha fatto tantissimo piacere, io non l'avevo di certo messo in programma. Ma tutte queste cose qui nel libro si trovano, e ha ragione Claudia nel dire che questo libro lo dovrebbero guardare coloro che da un lato appunto sono arroccati sulle loro consuetudini, perché tutto quello che lei ha detto a proposito delle suddivisioni, delle incapacità di prendere decisioni di prospettiva, poi sono semplicemente delle concessioni che ciascuno di noi è indotto a fare alla consuetudine. È incredibilmente evidente che era una consuetudine per coloro che abitavano nell'Accademia impropriamente, facendo arte contemporanea, continuare a stare lì. Ma da un lato è più chic come indirizzo accademico. Le gallerie dell'Accademia di Venezia è più chic, bisogna dirlo, ci sta gente che preferisce stare in Fifth Avenue piuttosto che a Soho, ognuno ha le sue decisioni. E gli incurabili invece erano incurabili e non era così chic come indirizzo. E poi dall'altro avere sopra la vecchia di Tiziano Giorgione, chi lo sa di chi sia, insomma, avere questi vicini di casa può indurre dei malintenzionati, come sono di solito gli artisti contemporanei, a ritenersi figli di quel Giorgione, di quel Tiziano, che di sopra di loro, sulla loro testa, continua ad abitare. Quello che ha fatto la Renata Venezia, questo libro, è la conclusione di una parte del suo lavoro, lavoro che lei ha fatto come civil servant, nel vero senso della parola. Le grandi operazioni che hanno cambiato il ritmo, hanno cambiato proprio il passo di questa città per un certo periodo, sono state tutte compiute da lei. La conclusione della storia della grande accademia che Claudio ha raccontato, che questo libro documenta soprattutto,
è stato un momento conclusivo, perché è evidente a tutti che le gallerie dell'Accademia di Venezia sono uno dei più grandi musei del mondo, che rispetto a molti altri musei del mondo ha avuto persino il merito di indurre un modesto geometra veneto, come la Palladio, a realizzare al suo interno un'opera veramente bella, degna, romana, come è appunto il chiostro dell'Accademia di Venezia, del Convento della Carità a Venezia. Quindi questo edificio ha moltissimi caratteri, per cui avere portato a termine, che inducono a pensare che avere portato a termine questa riforma sia davvero un completamento di una carriera di Silvio Serra, che ha avuto dei momenti gloriosi, altrettanto sono dei deficienti, cioè proprio degli idioti, nel senso però etimologico del termine, di idiotesse, in greco bisogna dire, come un signore con cui adesso la Renata convive, un giorno molto recentemente mi ha detto: ma sai, però Punta della Dogana è stato un po' estremo. L'ho guardato, questo idiotesse, e gli ho chiesto: estremo in che senso? Un restauro molto radicale. Il restauro di che cosa? Punta della Dogana era una piscina di acque morte. E adesso è un bellissimo museo dove un signore, bene o male che sia, investe alcuni milioni di euro a Venezia tutti gli anni, dopo aver recuperato l'edificio sotto la guida della Renata. Ma la carriera della Renata è punteggiata non solo di questi grandi cantieri, di cui appunto l'Accademia ha le caratteristiche che vi dicevo, ma io mi ricordo il lavoro che lei fece tanti anni fa con una dedizione straordinaria nel Tribunale di Venezia. C'è un piccolissimo scrigno bellissimo, che è l'aula Mario Capitolo di Carlo Scarpa, che lei restaurò proprio, non dico con le sue mani, ma seguendo giorno per giorno quegli artigiani che avevano realizzato questo interno squisitissimo di Scarpa, e ovviamente sottoposto a tutte le vicende che essere un'aula di tribunale naturalmente comporta per qualsiasi spazio che sia abitato. Questo è il senso di questo libro. Poi vi sono degli aspetti che però vanno al di là del permetterci di, da un lato, di valutare ciò che è stato fatto e di giudicarlo, e di comprendere, perché questo è l'altro aspetto su cui volevo intervenire. Già Claudio ha detto delle cose del tutto condivisibili, ecco, non ho una parola da aggiungere al proposito, che l'esito dell'Accademia è un esito parziale. Il museo, lì dentro, ancora non c'è. Il museo dell'Accademia, ancora lì dentro, non c'è. E come si è persa questa straordinaria occasione di aprire il museo, la grande Accademia, non soltanto come contenitore, ma come museo, e quindi abitato da opere d'arte, alla stessa maniera se ne sono aperte tantissime per strada. La Renata ha fatto fare, l'architetto Codello me l'ha regalato, ha fatto fare una fotografia degli innumerevoli disegni che Scarpa ha lasciato negli anni, Carlo Scarpa, perché quelli di Tobia invece sono perfettamente conservati, catalogati nella maniera in cui vi ho detto, tantissimi disegni che Carlo Scarpa ha fatto dalla fine degli anni 30, perché il suo rapporto con Moschini precede l'inizio della guerra. E l'idea della riconfigurazione di quella che già allora poteva definirsi una grande accademia era lì chiaramente individuata, tanto è vero che Scarpa immagina, e con Moschini che lo sostiene, di acquisire un nuovo palazzo al di là del Convento della Carità e di aggiungerlo alla Grande Accademia. Quindi immaginando, probabilmente, ci sono anche delle indicazioni e delle discussioni a proposito, di immaginare un ponte che attraversasse, cioè non una cosa, diciamo così, mansuetamente conservativa, un,
un impegno per fare della grande accademia un grande museo, uno dei più grandi musei del mondo, così come esso è. Bene, la Renata ha per la prima volta raccolto tutti i disegni di scarpa, mettendo anche dei coloro che sono interessati a questo aspetto, a questo momento centrale nella carriera di questo grande architetto, ma difficilmente ricostruibile per una serie di ragioni che adesso cercherò di spiegare. Il dilatarsi del suo lunghissimo rapporto con l'Accademia, non avendo a disposizione uno strumento come questo, ovvero sia non avendo a disposizione un signore o una signora o un architetto o una soprintendente come il caso della Renata, che si è preoccupata contemporaneamente di gestire ciò che lei doveva gestire, trovare i denari, discutere con i ministri, mettere d'accordo le imprese, tenere buoni consulenti e via dicendo, guidare tutte queste cose insieme e documentandole punto per punto, passaggio per passaggio. Questo è il dato fondamentale. Di questo ovviamente all'epoca di Moschini e di Scarpa, nell'immediato dopoguerra soprattutto, non c'era minimamente traccia, ci sono delle lettere, tra l'altro bellissime alcune, ci sono degli schizzi, ci sono quello che si vede qua che faceva Tobia con la Renata, cioè quando si trovavano per la riunione di cantiere discutevano, poi Tobia faceva uno schizzo e poi sullo schizzo scriveva delle frasi rivolte a lei per dirle: siamo d'accordo, lo facciamo così, non lo facciamo così. La stessa cosa ci sono nei disegni di Scarpa. La cosa drammaticamente diversa, è uno dei documenti più belli che viene fuori dall'Accademia, è che Scarpa ha impaginato quadro per quadro, che ogni parete che disegnava era fatta per accogliere quel Mantegna, per accogliere quel Bellini, per accogliere quel Tiziano, per accogliere quel Giorgione, la Tempesta, non mi ricordo quale fosse quel quadro, di cui misura tutte le cornici. Nei disegni ci sono tutte le cornici misurate. E quando scopre che il quadro è aureo, c'è quella bellissima annotazione, lui non parla, non aveva la fortuna di avere la Renata con lui, ma aveva uno schermo dall'altra parte, oppure lui stesso, e dice: ho misurato questo quadro, è aureo, che meraviglia, il Mantegna è aureo, e lui lo scopre misurandolo, e lì fa l'architettura, e lì viene a emergere il grande tema. Io non so bene, non ho mai capito bene che cosa si intenda per museografia e museologia, mi confondo sempre tutte le volte che ne parliamo, non lo so. E cos'è? La grafia. Perché tu l'hai usato in maniera diversa prima. Ma è confuso. Come mi hai insegnato dell'importanza di conoscere tutto, soprattutto per me che in questo periodo dei rapporti stretti con il Vaticano, che gli agostiniani della prigionaria sono un fenomeno da studiare profondamente. Lo faccio, Claudio. Lo faccio, quando torno a casa mi metto a studiare, lo sai. Però è una cosa che ho imparato qua oggi, te lo devo dire, mi attengo alle letture superficiali. Questo grande tema della museografia e della museologia, facciamola semplicemente. Mettiamo che la grafia implichi il lavoro dell'architetto e il logos, il pensiero, cioè di colui che dice questo quadro è particolarmente bello, forse la vecchia no, è proprio di Tiziano, io penso che sia di Tiziano, però lo dico a naso perché non conosco nemmeno gli agostiniani della prigione millenaria, voglio mi mettere a discutere se un quadro è di Tiziano o di Giorgio, è impossibile farlo, però a naso, siccome è uno dei quadri che amo di più al mondo e ci passo un sacco di tempo quando vado a vedere l'Accademia, che è uno dei luoghi che amo tantissimo, è uno dei quali che proprio mi guarda, mi interroga, dice: Francesco, sei venuto anche questo fine settimana, dammi un'occhiata, grazie. E mi piace. E, allora, il logos, la museologia, è di coloro che allestiscono i musei, che scelgono, dispongono, danno i criteri,
e naturalmente come la grafica, come la grafia, i criteri cambiano in continuazione. Però se i due non si parlano, se i due non condividono un rispetto profondo per le competenze dell'altro, che è una storia che noi riconduciamo soltanto a una serie di episodi emergenti nella storia dell'arte, della conservazione e del restauro del secondo Novecento. Scarpa vale per tutti, ma tu prima citavi l'altro esempio di Albini, eccetera, eccetera, poi perché sei lombardo, ti soffermavi anche su aspetti minori di Milano, ma va bene lo stesso. Però diciamo così, i due grandissimi, Albini e Scarpa. Sì, certo, cosa avevano? Avevano da un lato vigni in Sardegna, Magagnato a Verona, Moschini all'Accademia e via dicendo, e quindi hanno fatto l'altro, da Marcenaro a Genova. Questo rapporto c'era, questo rapporto si è dimostrato non solo fruttuoso, ma io credo stimolantissimo per gli architetti, stimolantissimo per gli architetti. Ed era basato su un confronto e su un dialogo. Perché se è vero che l'arte di questi grandi, Scarpa e Albini soprattutto, è un tratto che quelli dei milanesi non hanno del saper porgere, non fa parte. Mentre invece Albini ce l'aveva, Scarpa ce l'aveva. Che cosa è saper porgere? È un esercizio critico di fondo. Se tu porgi come un'idiotessa, che è la radice di idiotessa, no? Come un'idiotessa che ti offre qualche cosa che è irrilevante, che ce l'hai già in mano, che non l'hai conquistato, che non è frutto del tuo confronto con i barbaroi, dicevano nelle Troiane, no? Dove lo usano la parola idiotessa. L'idiotessa è colui che non conosce i barbaroi, colui che non conosce il diverso. L'interpretazione critica è proprio questo, il porgere criticamente, è riconoscere il diverso, è riconoscere che lì c'è una possibilità di scambio effettivo, che non gli dai qualche cosa che già c'è, ma qualche cosa che hai. Si ritrovano tutte queste divagazioni nella storia della Grande Accademia? Certo che si ritrovano, certo che si ritrovano. Una parte notevolissima dei disegni di Scarpa che noi abbiamo, per esempio, sono dedicati agli infissi. Sono bellissimi. Ora, se uno dei professori che infestano l'Università Italiana di Architettura, che sono gli insegnanti di tecnologia, si prendessero tecnologicamente la preoccupazione, si dessero come tecnologico obiettivo quello di guardare come disegnava un infisso Scarpa, secondo me farebbero bene prima di tutto a se stessi, se poi fossero in grado di trasmettere qualche cosa di questo appreso agli studenti, sarebbe un grande passo in avanti. La Renata, loro, avevano proposto di intervenire anche per rimettere a posto quelle parti lì dell'Accademia, cioè quello che è il piano di sopra, occupato dalla parte nobile, non quella che sottostante dove loro sono intervenuti e dove era ospitata l'Accademia di Belle Arti, ma nella parte sopra dove ci sono queste meraviglie che nessuno nota, che nessuno osservava. Cioè dovevi essere soltanto uno che, facendo una violenza a un idiotesse che custodiva la stanza, riuscivi a scostare una tenda e vedere queste cose bellissime. Non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto perché di sopra imperava un'altra amministrazione. La quale altra amministrazione è stata soggetta, e questa è la grandezza di questo libro, che questo libro racconta, è stata soggetta alla più incredibile variazione. Si sono succeduti direttori, dopo la Neppe Scirena sono arrivati di tutti i colori, e ognuno che cosa faceva entrando all'Accademia? Nell'Accademia sopra, quella storica, diciamo, si inventava un modo per riattrattare
rialzarla, riesporla, riallestirla, senza andare a fare quel lavoro semplicissimo che Renata ha fatto di andare a vedere tutto quello che mi scappa c'era, che quel museo l'aveva fatto. Allora un giorno arrivava uno scenografo, un giorno degli esotici, l'altro giorno qualcheduno, e decideva, diceva come lui avrebbe messo la tempesta, cioè non cose irrilevanti, la tempesta, le nozze di Cana. E li guardava, noi li stavamo a sentire, lei non lo può dire perché lei era sorprendente, ma io sì, tranquillamente. Era come assistere a un ballo sfrenato di idiotesse, pronti a mettere le mani su qualche cosa semplicemente per conquistarsi l'attenzione di quegli idiotesse che compongono ogni giorno i nostri quotidiani. Questa è la storia. Escluso pullare. No, no, in generale i quotidiani sono riempiti da idiotesse, vedi quello lì, incredibile. L'altro giorno, sul giornale, mi ingegno a leggere, vi racconto questa storia, conosco per caso, sono un amico di un suo amico, conosco uno degli uomini più ricchi sulla faccia della terra, una bella famiglia, e abbiamo una cena simpatica, molto carino, molto interessante questa persona, e che si conclude dicendo: ma Francesco, tu conosci un... io voglio comprare un palazzo, un... come al solito, come fanno questi, ho un grande piano, naturalmente sul Canale Grande, dico, ma io non so assolutamente niente, eccetera. Per caso, per purissimo caso, incontro un signore che conosco per strada che mi dice: sai che cosa sto facendo? Sto trattando la vendita di Palazzo Dario. Palazzo Dario, quello dove sono tutti morti i proprietari, gli ultimi tutti... Fino a Raul Gardini, però per l'altro anche. Palazzo delle Stiglie. Muoiono tutti. No, è un posto veramente bellissimo. E dico, ma è vero, e chiamo questo signore. Il quale mi dice, ma cosa potrebbe costare? Dico, sono che sapevo io cosa può costare il Palazzo Dario. Chiedo a questo mio amico, il cane mi dice una cifra, una frazione del PIL, e io riferisco a questo mio amico che dice: ma sai, la prima richiesta è sempre un inizio di una conversazione, poi dopo si potrà trattare. Dico, ah sì, penso di sì, appunto, ho sentito la cifra che di questo è. Dopodiché leggo, trovo il nome, avendolo conosciuto, vado sul giornale Economia della Domenica, sia sul Corriere sia sulla Repubblica, e vedo il mio amico, dico, che è quello che vuole comprare, e dico, ma adesso mi informo di che cosa fa, non ho capito niente, cioè è scritto in un linguaggio, aveva fatto delle operazioni finanziarie, cioè, ma spiegando a un signore, la gente normale, e scrivendo tutto con degli acronimi in inglese, che cosa vuoi che uno capisca? Cosa vuoi che uno impari? Questi sono i giornali italiani, non raccontano delle cose che non sono mai frutto di ricerca, quasi mai frutto di ricerca, oppure ripetono semplicemente dei linguaggi dati. E solo perché sono dati si ritiene che siano da tutti condivisi, cosa che non è affatto vera. Perché anche la lingua di Eschilo è data, ma non tutti la sanno parlare. È data. L'ultimo tema che volevo toccare, prima di smettere di annoiarmi, ci sono due punti su cui io non sono proprio d'accordo con quanto mi hanno preceduto, su un'equazione. Scarpa, Stamo, Schini, con Scarpa, Carlo, Stamo, Schini, come Tobia Scarpa sta alla Codello? No, no, tu l'hai detto. Va bene, allora l'ho interpretato male. Comunque, qualora qualcuno di voi avesse inteso che la professoressa Conforti ha avanzato questa ipotesi, io sappiate che non la condivido, perché il ruolo della Codello
era completamente diverso ed è stato completamente diverso. Inoltre, il ruolo di Tobia Scarpa era completamente diverso all'interno del team rispetto a quello che Carlo Scarpa ha interpretato. Gli ultimi due temi riguardano la necessità però che noi abbiamo tutte le volte che parliamo, non perché sia un documento, però di rileggerci ogni tanto la Costituzione del nostro paese. C'è un saggio bellissimo che è comparso in un libro che non voglio citare, però scritto da Morello tanti anni fa, che non solo ha ricostruito quali sono state gli atteggiamenti dei culturali, le inclinazioni culturali dei grandi soprintendenti, quelli che abbiamo nominato prima e che hanno favorito la realizzazione di queste opere di cui abbiamo parlato, ma li ha inseriti in un contesto più ampio, andando a ricostruire quella che è una convinzione che nella cultura italiana comincia a maturare sino dagli anni 30, in particolare negli ambienti intorno a Bottai, quando si matura la convinzione che una delle funzioni determinanti della conservazione delle opere dell'arte antica e della loro valorizzazione abbia un significato eminentemente educativo sul piano sociale, sul piano civile. È la grande tesi di Bottai questa, fatta propria, riproposta, in continuazione da Argan, per esempio, nel dopoguerra e via dicendo. Questa cosa qui si traduce con la Costituzione in qualche cosa. Quell'articolo molto bello, quel saggio molto bello che ha scritto Cassese per spiegare che cosa è rimasto nella Costituzione del fascismo, che cosa è arrivato alla cultura cattolica, che cosa è arrivato nella Costituzione dalla tradizione socialista, è un saggio veramente da leggere. Questo aspetto interessantissimo che viene dalla tradizione dell'esperienza fascista, di Bottai in particolare, è quello che diventa determinante nel dopoguerra. Nell'immediato dopoguerra di musei restaurati per questa ragione sono 159 in Italia, 159. Quindi quando noi parliamo di Scarpa, dell'Accademia, di Palazzo Battellis, di Castelvecchio, eccetera, eccetera, dobbiamo inquadrarlo in quella determinazione che era stata fatta propria dalla burocrazia ed era frutto di un convincimento che era talmente diffuso da trovare propria espressione nella Costituzione stessa dello Stato italiano, uno dei momenti fortissimi di collegamento con il pensiero del periodo fascista. Credo che questo sia un tema veramente molto interessante da studiare se non si vuole rimanere chiusi all'interno di determinati schemi. Renata Codello è stata all'opposto in tutta la sua carriera del funzionario che vede l'intervento dell'architetto come una promessa e una di sovvertimento, e non l'ha mai visto così perché lei non è stata mai una che si è abituata alle consuetudini, esattamente l'unico punto da cui siamo partiti. È stata un soprintendente che, ripeto, ha cambiato il passo di una città come l'Italia. È un peccato che non sempre quello che lei ha fatto venga recepito sia sul piano critico ma al contempo anche per quanto di modello da esso si potrebbe trarne, di modelli da esso si potrebbero trarne. Sempre quell'amico di cui prima avevo parlato, che mi raccontava come l'intervento di Punta della Dogana fosse da ritenersi piuttosto contundente, me lo raccontava mentre passeggiavamo in un'isola veneziana che dal 1951 ha mutato la sua dimensione di 4 ettari, è diventata più grande di 4 ettari dal 1951. Vedete che cosa è bello? Quando quella isola ha cominciato a diventare grande
Su quell'isola esistevano delle costruzioni. Quando questa isola è stata presa in mano e si è restaurata, naturalmente chi l'ha restaurata, chi ci ha messo le mani sopra, pretendeva di farla diventare molto bella. E poiché questa isola ospita alcuni interventi, parziali peraltro, del geometra Vicentino Palladio, che cosa si è deciso? Di trasformare l'intera isola in un'opera palladiana. E naturalmente per ridurre l'isola al suo aspetto completamente palladiano si è buttato, si è distrutto tutto ciò che era stato fatto dopo. Notate che quando Palladio muore il Redentore, il San Giorgio è alto circa 60 centimetri. Quindi capite le distruzioni che ci sono state dopo. Che cosa fare di quegli ingombranti resti, di quelle macerie? Beh, le buttiamo nella laguna. E così l'isola si allarga. Un bellissimo esempio di restauro conservativo, mi direte. Essendo l'autore di questo intervento, il soprintendente di Venezia, indicato da tutti coloro che ritengono Punta della Dogana una contundente aggressione alle intangibili bellezze della mia città, ritenuto Forlati invece il massimo dei conservatori. Ma noi gliel'avevamo già fatto capire. Quando, con Renata, avevamo raccontato come uno degli interventi che maggiormente ha suscitato l'ira di coloro che pensano che il passato sia sempre di stato, che non sia mai neppure nato, tanto è passato. Bene, quando abbiamo messo le mani sulle carte, sulle ricerche, sulle documentazioni riguardante il fondaco dei tedeschi a Venezia, abbiamo scoperto che era successo esattamente quello che è successo in quest'isola che vi ho raccontato. I grandi spazi palladiani dell'isola di San Giorgio sono tutti in cemento armato, materiale che nemmeno il geometra vicentino conosceva. Così come certamente è impossibile che nel 1508, quando Dürer girava da quelle parti, bene, così non era stato ancora inventato il cemento armato di cui è fatto interamente un palazzo, qual era il fornaco dei tedeschi, così concepito dai grandi conservatori, dai grandi restauratori, per ricondurlo a una immagine, il grande palazzo del 400, che nessun palazzo veneziano ha mai avuto. Grazie. Renata Codello, il compito di chiudere il rapporto. Beh, io devo dire che sono molto grata, molto di più che grata in realtà, a Claudia Conforti, al professor Dracò, al segretario Muschini per l'occasione di oggi. Perché nel progetto, nella realizzazione dell'Accademia, tutte queste esperienze sono raccolte. L'Accademia, il cantiere dell'Accademia, il progetto e la cantiere dell'Accademia hanno reso possibile tutti gli altri progetti fatti a Venezia. Non avrei potuto fare niente di tutto questo se non avessi avuto la spalla di Claudia Conforti, che moltissime volte, in condizioni alle volte davvero difficili, mi ha aiutato a capire le cose, Francesco Dalcò, Massimo Cacciari e Vittorio De Feo hanno sicuramente avuto una resistenza pari alla mia, sostanzialmente di 20 anni tra una cosa e l'altra, spostare l'Accademia da una parte, creare l'ambiente per la scuola e poi realizzare le gallerie. In mezzo però ci sta la dimostrazione di cui oggi sono ancora più convinta, e cioè che il dato fondamentale sia
la conoscenza da una parte e il progetto dall'altra. Posto che i conservatori, i restauratori, come ci chiamano, come chiamano i funzionari delle soprintendenze, sono sostanzialmente miopi e incapaci di pensare che il progetto è il vero nodo che abbiamo tra le mani da risolvere nel rapporto con l'antico, quello che secondo me era fondamentale dimostrare, per il quale ho potuto sopportare tutto l'insopportabile, era esattamente il contrario, cioè che progettare sull'antico è un progetto, se possibile, ancora più nobile di quello che sia la progettazione del nuovo. Esige tante cose, esige soprattutto una libertà di pensiero e di mancanza di pregiudizio nei confronti di qualunque cosa, qualunque persona, qualunque tipo di problema. E sono stata sempre talmente convinta che questo fosse vero che secondo me la dimostrazione possibile poteva venire solo dalle pietre. Avrei tanto voluto che questo museo fosse stato allestito o avesse avuto un racconto, un'esposizione delle opere d'arte che ancora oggi sono in numero altissimo nei depositi dell'Accademia. Sarebbe stato davvero la giusta conclusione, però l'architettura e le pietre non tradiscono quando sono trattate adeguatamente, diversamente dagli umani e dal Ministero dei Beni Culturali. E quindi penso che alla fine andasse bene comunque raggiungere il livello più compiuto, più forte, più dimostrativo che si potesse fare a Venezia. Sono convinta che questo lavoro parlerà di suo, e devo dire che Francesco Dalcò è stato veramente infinitamente paziente, contrariamente a quello che si potrebbe credere per quelli che lo conoscono, e Claudia lo stesso nell'aiutarmi a finire di scrivere questo libro. Devo moltissimo, moltissimo alle ditte che hanno lavorato con me, che hanno sofferto anche economicamente dei tempi, dei modi. Qui ne vedo solo una che ha condiviso con noi gli onori, ma anche gli oneri di aver disegnato insieme questi nuovi serramenti, che poi tanto sono stati pensati e tanto sono stati ragionati, che poi fanno strada in tutto il mondo per loro conto oggi, e quindi è solo uno dei risultati che abbiamo raccolto. Abbiamo sperimentato tecniche di climatizzazione, tecniche di illuminazione, maestranze e modi di realizzare tanti e continui atti progettuali che sono la vera forza che hanno tutti quelli che lavorano, o buona parte di quelli che lavorano in questi settori. Continuerò, anche se adesso non lavoro più al Ministero dei Beni Culturali, ma continuerò comunque a fare queste cose perché non sono capace di fare altro, e quindi penso che si possa fare ancora molto, moltissimo. Sono molto curiosa di vedere come uscirà Brera, per esempio, da questo accroccage di soluzioni che ci sono state presentate in questi giorni, dove in virtù della conservazione e della stratificazione vediamo tubi di impianto, stucchi, pezzi di legno e di qualunque altra cosa messi insieme. Anche in quel caso disgiunti dall'esposizione delle opere, che dovranno fare i conti con quegli spazi.
Quindi penso che molte altre cose si debbano e si possano fare, e vorrei che quelli che lavorano nelle soprintendenze raccogliessero due o tre aspetti sottolineati dalla professoressa Conforti e dal professor Dalcò. Cioè, noi siamo servitori dello Stato, non servitori dei nostri dirigenti, a qualunque titolo essi ci comandino, e questo non ci deve mai impedire di pensare con le nostre teste, di fare quello che siamo convinti che sia corretto, e ovviamente dobbiamo essere in grado di dimostrarlo in ogni momento. Credo che siano passati, mi pare, non so, 15 tra ministri e sottosegretari, 7-8 soprintendenti delle gallerie dell'Accademia in ogni foggia, colore, è giusto il termine che ha usato Francesco Dalcò, possiamo unirli sotto un'unica definizione, ed è quella di esotici, e quindi però se un progetto è fatto, pensato, discusso e portato avanti giorno dopo giorno, resiste a qualunque tipo di attacco. Quindi è un risultato corale, alcune persone davvero fondamentali sono qui, altre non ci sono, come Tobias Scarpa o appunto o Massimo Cacciari o anche la soprintendente Nelly Scirè. Ma davvero, davvero, davvero è stato uno sforzo enorme. Concluderlo non nei tempi, ma sicuramente con i soldi che ci aveva dato lo Stato, è stato un impegno importante. Darne conto alla collettività di aver speso abbastanza bene i soldi pubblici, ho sempre pensato che sia un dovere che abbiamo. Di questo vi ringrazio moltissimo nel pomeriggio di oggi, segretario Moschini, ringrazio moltissimo l'Accademia, e con questo speriamo che qualcosa si possa ripetere, imparare, migliorare di questa esperienza che abbiamo fatto proprio a Venezia, dove forse le cose sono un pochino più complicate che da altre parti. Grazie.